Alla quarta declinazione appartiene un gruppo di sostantivi maschili deverbativi, sostantivi che derivano da temi verbali. Nella storia che leggeremo insieme ne incontreremo due. Siamo nel III secolo a.C., a 10 anni di distanza circa dallo scoppio della Seconda Guerra Punica. Protagonisti della storia che leggeremo sono Publius Cornelius Scipio Pater e i due figli, gli Scipioni Publius Cornelius Scipio, che diventerà l'Africano, e il fratello Lucius, Lucius Cornelius Scipio. Se vi ricordate, li abbiamo visti alle prese con i verba difficilia dell'Odissea di Omero, ora li vediamo in tutt'altra veste. Infatti, come si dice nella prima vignetta, l'uomo romano è soprattutto un soldato. L'educazione militare inizia in famiglia, istituzio e educazione. Publius et Lucius ductu patris se exercent. Cosa fanno Publio e Lucio? Si esercitano sotto la guida del padre. Ductu è il primo deverbativo, all'ablativo, ductus ductus. Luci, extra domum ego tetraam? O Lucio, ti dovrò trascinare fuori di casa? Padre, è ancora notte. Si somnum no fugare non vales, quomodo hostes fugabis? Se non riesci a scacciare il sonno, in che modo, quomodo, riuscirai a scacciare i nemici? In che modo scaccerai i nemici? Cursus vox excitabit, la corsa vi sveglierà. Pergimus, dirigiamoci ad Campum Martium, al Campo Marzio, il luogo in cui i romani era dedicato alle attività fisiche, in cui si svolgevano anche i ludi gladiatori. Cursus è il nostro secondo nome deverbativo. Cursus, cursus deriva da curro, currere, che significa appunto correre. Cursu confectus sum, sono sfinito, confectus dalla corsa, flatus me deficit, mi manca il fiato. Qui abbiamo il sostantivo deverbativo cursus usato all'ablativo cursu. Come si formano questi sostantivi? Come sono costruiti questi nomi, i deverbativi della quarta? Prendiamo per esempio ductus, che abbiamo tradotto con guida, ductus ductus. Se lo analizziamo, notiamo che è formato dal tema del participio perfetto di duco, che come sappiamo si ricava dal supino. Duct è il tema del perfetto più la desinenza del nominativo della quarta, ductus ductus. Facciamo alcuni esempi. Da cano, canis cecini cantum canere, il tema del perfetto è cant, abbiamo cantus che indica l'azione di cantare. Da moveo, il cui supino è motum e il cui perfetto, participio perfetto è motus mota motum, deriva motus motus, che significa appunto movimento. Da tango, il cui supino è tactum e il cui participio perfetto è tactus tacta tactum, deriva il deverbativo tactus tactus, che significa appunto l'atto di toccare, il contatto. Sul piano del significato, i sostantivi così formati indicano in astratto l'azione del verbo da cui derivano.